È bello perdersi tra le vie di una città sconosciuta e farsi trasportare dalle sensazioni del posto. È uno dei piccoli piaceri di chi ama viaggiare. Quando diciamo Egitto pensiamo subito alle piramidi, a Cleopatra, a Tutankhamon. Ma esiste anche un Egitto tutto da divertirsi. Ma io lavoro. Il mio viaggio alla volta dell'Egitto comincia alle 6 del mattino. E dopo un breve pisolino e una partenza leggermente movimentata, dopo 4 ore raggiungo Sharm el Sheikh. L'impatto con questo luogo è subito positivo e, riprese le forze, decido di visitarne il luogo più suggestivo, il deserto del Sinai. Ragazzi, non mi chiedete come, non ho idea di come si guidi questa sorta di mezzo, però sarà questo il mezzo che mi porterà all'interno del deserto. Siete pronti? Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzami via come c'è. La prima sensazione che provo in questa avventura è stupore, è un senso di libertà che cresce in me di minuto in minuto. Una delle caratteristiche del deserto è la presenza della popolazione dei beduini, che vivono e conoscono questo luogo come nessuno al mondo e che mi accolgono con grande disponibilità. Lui vive qui nel deserto, ma non c'è caldo? No, caldo, tutto freddo. Tutto freddo, io sto morendo di caldo, ma lui sente tutto freddo. Di freddo, condition, è deserto. Qui Ahmed, il simpatico responsabile della tenda beduina, mi invita a fare un giro sul suo cammello. Terminato il giro e superata la mia paura dei cammelli, ringrazio Ahmed e saluto il suo staff a bordo di un quad, lasciandomi alle spalle il deserto roccioso del Sinai, alla volta di un vicino villaggio turistico dove abita una micro comunità di italiani che ha deciso di vivere e lavorare qui. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che... Ciao a tutti, sono Andrea Zangani, sono un designer e ho deciso, oltre che un imprenditore, ho deciso di investire qui in questo paese a pochissime ore di volo dall'Italia, dall'Europa, e stiamo sviluppando nuovi modi di vivere per chi vuole trasferirsi, per chi vuole passare le vacanze o semplicemente per chi vuole venire a fare qualche settimana diciamo spensierata. Mi chiamo Azzurra e lavoro nel turismo da oltre 20 anni. Io lavoro da remoto e quindi questa è una destinazione che mi consente, finito il lavoro, quindi chiuso il computer, scollegati tutti i social media, di poter poi godere di questo mare bellissimo e anche del clima che è superlativo, nel senso che è un clima per gran parte dell'anno da mezza stagione, quindi che ti consente di stare al mare e di godere poi proprio della natura del mare senza soffrire il gran caldo eccessivo magari di altre destinazioni. Sharm è un paradiso terrestre. L'ora del tramonto si fa vicina e decido di spostarmi alla volta del quartiere di El Hadaba. Ragazzi, adesso andiamo alla scoperta di uno dei locali più belli al mondo. Ma lasciamo spazio alle immagini. A pochi minuti da El Hadaba si trova la città di Old Sharm, vero centro storico della città, dove regna indiscussa la moschea di Al-Sahaba.
Qui la gente è felice e lo divento anch'io quando un simpatico egiziano mi invita a fare il pane arabo. La mia giornata in Egitto sta per terminare, ma prima... Tamarendo, si beve calda e fredda e fa bene alla pressione. Dora. È buona? Sì. È buona. Cin! Saluti Italia! Alla grande! Forza in Egitto, forza in Italia! Well.